La democrazia è una brutta malattia. Sono un po' le vicende che hanno caratterizzato la nostra democrazia, la nostra storia repubblicana. Si sapeva che esisteva questa loggia massonica P2, ma era tutto molto misterioso. Licio Gelli doveva essere un personaggio potente e probabilmente anche protetto. Una parte era il cuore che agiva e che faceva i fatti. Un comitato composto di 9 persone. Nessuno mai aveva approfondito un'indagine né sulla loggia P2 né sulla persona di Licio Gelli. Non è un caso che le indagini siano andate a Roma e che a Roma delle cose più importanti si siano perse, ma io credo in assoluta buona fede, praticamente immediatamente le tracce. Il Parlamento deve valutarlo. Deve cercare di spiegarsi qual era il potere. Ci sono vari documenti, tra cui il piano di rinascita democratica. Nessuno penserebbe a personaggi che hanno tramato contro il paese. Si continua ancora a parlarne, a indagare. Si tratta di atti per lo Stato italiano ancora segretati.